Buongiornissimo raga, benvenuti in questo nuovo video vlog. Oggi è giornata che parte già vestita, ma non da pale, ma sarà un giorno di allenamento comunque, perché stamattina ho un esame e quindi niente, mi sono preparata. Ovviamente io sempre primo turno, quindi alle 9 lo ho. Infatti adesso sono le 8 e 7, tra poco esco, tra 2 minuti esco di casa, che vado, che ci metto tipo 25 minuti ad arrivare. E con questo caldo, raga, io con i pantaloni lunghi da morte, tra l'altro tutti stropicciati perché erano, vabbè, non mi frega niente. Comunque, niente, dicevo oggi comunque giorno di allenamento, ma andrò appunto dopo l'esame, cioè in realtà dopo l'esame torno a casa, faccio colazione con calma e poi vado in palio. Oggi ho dorso e bicipiti, mi sembra, sì. Quindi bene così. E poi comunque, anche se oggi ho un esame, devo poi studiare oggi pomeriggio perché prossima settimana altri esami e nulla, è così. Io comunque vi aggiorno dopo. Speriamo, pregate per me, vi prego. Ah, non ce la posso fare. Raga, sono arrivata adesso a casa, mi sono legata ora subito i capelli che sto facendo della sauna. Adesso mi spoglio perché, cioè, non ce la faccio con questi pantaloni lunghi, questa maglietta, cioè, nudo in pratica. E poi preparo la colazione, cioè, toppo la colazione, facciamo colazione, poi vado in pale e tutto, ma sto facendo la sauna. Ora, metodo di raffreddamento. Aiuto, raga. Cioè, questo è il metodo. Sto entrando nel frigo, ma questo frigo non è cioè non è freddo. Cioè, aiuto, aiuto. Comunque, ragazzi, vi volevo aggiornare che ho appena comprato un ventilatore. Io molto soddisfatta, penso che sarà che questo sia l'acquisto più utile fatto negli ultimi non lo so quanti anni. Però niente, adesso la mia coerenza è che mi sto appena per fare il cappuccino caldo, ovviamente. Mi lamento del freddo, del caldo, e sto facendo il cappuccino caldo. Vabbè, ragazzi, siamo così. Comunque, esame di stamattina, non so se vi ho già detto qualcosa, ma vedremo come sarà andato, non lo so. Spero di averlo passato perché altrimenti è critica la cosa. Io aggiornerò in caso. Mi muovo, faccio sto cappuccino e poi faccio colazione che sono le 11, madonna, e quindi poi dopo devo andare in palio. Devo riuscire al caldo. A parte che anche qui non è che è fresco, però vabbè. Ah, che paziente la vita. Eccomi finalmente pronta. Con sottofondo cicale, già lo sapete ormai. Se avete visto il precedente video, raga, se non l'avete visto andate a vedere, mi raccomando. Sapete. Finalmente pronta. Ho preso tutto, riempito la borraccia. E vamos. Vi aggiorno sul fuoco che c'è fuori. Ci sono 34 gradi, raga. Ho visto il meteo adesso. E tipo a casa metto il temporale alle 5, 30%, così. Per sport. Vabbè, boh. Il tempo è di fuori. Vado. Non vi ho fatto vedere quando sono arrivata in palio, raga, ma ero devastata dal caldo. Cioè, adesso ho finito di allenarmi e adesso devo riuscire al caldo e devo passare, tra l'altro, non so se alla Coop o alla Lidl, perché dovrei prendere delle cose che ci sono solo alla Coop, delle cose che ci sono alla Lidl, cioè in realtà il caffè che non so se c'è alla Coop, però alla Lidl ci sono passata l'altro giorno e non c'era quello che prendo io, quindi sono come un nutriti. Pronta ad uscire? No, in realtà non sono pronta, però vabbè, cioè. Alla fine passaggio alla Coop. Ah, fresco? No, raga, io mi accampo qua. Eccomi tornata a casa. Sto prendendo un attimo il caricabatterie che arrivo a casa e ho il telefono sempre scarico. Comunque, come avete visto, sono passata alla Coop. Tra l'altro ho preso, vabbè, il polletto perché per oggi ho poco macinato di tacchino. Adesso vi faccio vedere quello che ho preso un attimo veloce. Tra l'altro poi mi devo muovere che non ho nemmeno organizzato la giornata, cioè non ho messo il pranzo e niente. Quindi devo organizzare e preparare. Vabbè, polletto. Questa è la tagliata di petto di pollo, raga. E è strabuona, l'ho già provata della Coop. Non prendo mai la carne della Coop, di solito la prendo sempre alla Lidl. Però oggi che avevo finito appunto il macinato, cioè il latte è diventato caldo, cioè non è più freddo.
crepa. Vabbè, ho preso una confezione di latte, che devo prenderla. Poi caffè, immancabile, perché ho preso la confezione piccola, dato che comunque poi cioè, ci sono 16 capsule, quindi per 16 giorni ce l'ho. Quindi mi basta, oggi è 12, quindi mi basterà. Poi ho preso ricotta, granarolo e questa ciotola, perché l'ho vista lì, c'era tipo... Ragazzi, ho la memoria piena, mi si è stoppato il video. Comunque dicevo, ho preso questa ciotola perché ho rotto la tazza l'altro giorno, dove di solito ci preparo per tipo i pancake, per la mattina, eccetera. Quindi ho preso questa qua, anche se la volevo non troppo piatta in fondo, però non c'era, quindi vabbè, questa l'ho presa, tanto è comoda. È anche, cioè, un'insalatiera in realtà. Quindi posso usarla anche per farci tipo il couscous, eccetera. Ci metto lì. E niente, questa è stata la mia spesa. Adesso metto a posto e preparo il pranzo. Tra l'altro, nel mentre che ero alla coppia, mi è arrivata la risposta alla storia del post-workout dal coach, che mi fa: Cami, te comunque, cioè, stai meglio ora che in gara. E niente, io però stracontenta di star meglio, cioè di continuare a migliorare nonostante appunto l'innalzamento calorico, perché stiamo comunque aumentando mano in mano, come vi sapete. Sta continuando la reverse. E solamente che, cioè, dovevo stare meglio in gara magari. Però alla prossima saremo più pronti. Noi non si molla nulla. Eccomi pronta con il pranzo. Però, tra l'altro, nel mentre che preparavo, cioè, meno male che non quando mi stavo facendo la doccia, perché mi sono già lavata, nel mentre che avevo messo gli hamburgerini e il polletto. Poi, finito di lavarmi, stavo iniziando a tagliare la verdura e mi è arrivato il pacco di Amazon, che, raga, ho ordinato le penne colorate perché l'ho finita praticamente, cioè questa sessione mi sono sdata con le penne colorate e ho ordinato, quindi ora dopo ve le faccio anche vedere, e gli evidenziatori. E nada, domani mi arriva il ventilatore, non vedo l'ora. Poi ho ordinato anche un montalatte, sempre frullino, perché quello che ha preso la Jo non mi trovo, quindi me ne sono preso un altro adesso. Tra l'altro quella carica con il filo, quindi vi dirò. E niente, pranzetto pronto, solito, cetriolo, pomodorini, gnocchetti di zucca, gallette e hamburgerini in pollo, perché cioè, il macinato era finito. Quindi niente. Semplice ma buono e veloce, perché questa è la vita in sessione. Ma io, cioè, la farei anche, cioè, farei questi piatti anche se non fossi in sessione, quindi ecco. Ieri sera, tra l'altro, devo prendere l'integrazione, ho fatto l'Orient Prodis, quindi prossimamente unboxing. Finalmente l'ho fatto, ce l'ho fatta, ce l'ho preso il tempo che non ho, però ce l'avevo fatta, l'ho fatto anche quello, poi vi farò vedere, adesso mangio. Eccomi qua, post lavaggio piatti, ho preso la mia sbobina di prossimo esame da fare e adesso apriamo tra l'altro il pacco di Amazon, perché voglio vedere le penne che ho preso. Comunque sì, io studio sul divano, oddio, non so se rimanete intatti. Quindi qui ho tutto il mio arsenale. Che belle, raga! Adoro! Strabelle queste penne! Cioè, un sacco di colori. Top! 36 colori. Sono queste qua. Le ho prese su Amazon, se vi interessano le proveremo. Perché le Bic... Sì, le Bic. Le Stabilo, raga, costavano, cioè, un sacco. E poi ho preso questi di evidenziatori. Pastello. Della Faber-Castell. Stra... Top, soddisfatta di questi acquisti. Vediamo se mi viene la voglia di sfigare adesso. Per forza, quindi o mi viene o mi viene. Basta, inizio la mia sessione di studio e poi ci vediamo stasera con la cena. Ragazzi, comunque sono viva. Sto preparando adesso il frozen. Ho già messo la zucca che manca un minuto e è quasi pronta. Tra l'altro, ho finito la mia vecchia zucca, quella di metterlo in zucca, quindi poi domani aprirò la nuova della sapore sicano che vi ho detto che avevo ordinato, ieri mi sono arrivate, non so se ve l'ho detto. E poi niente, adesso sto facendo il frose, poi finisco di preparare la cena e dopo mangio, finalmente. Sono fusa, come sempre. Comunque, io vorrei dire una cosa che...
Vabbè, a parte che sono pronta per mangiare, ma c'è chi si brucia al mare e chi si brucia con la friggitrice. Cioè, raga, mi sono bruciata la pancia con la friggitrice. E voi direte come cacchio hai fatto? È perché volevo fare più cose contemporaneamente. Volevo tirare fuori, siccome era pronta la zucca, però stavo nel mentre girando per fare il porridge del prenanna. Allora che faccio? Prendo la friggitrice nel mentre giro con una mano. Ho appoggiato la friggitrice sopra il fornello accanto a dove facevo il porridge, mi stava scivolando la friggitrice e l'ho bloccata con la pancia e mi sono bruciata per non farla cascare in terra, ovviamente. Mangiamo, che è meglio. Vabbè, comunque, a parte i miei disagi, questa è la scenetta ricotta in friggi. Che sapete ormai tutti come faccio, se non lo sapete recuperate dei video perché ve l'ho fatto vedere un sacco di volte. Comunque passate di pomodoro, ricotta, mescolate un pochino, albume, in friggi, 180 gradi, 15 minuti, la vita. L'origano ovviamente ci dovete mettere anche prima di metterla in friggi. E poi i miei soliti rolli di albume con burretti top di anacardi e di arachidi alla cannella. Ovviamente ho fatto la sauna per cucinare. Non vedo l'ora che sia domani perché mi arrivi il ventilatore, raga, vi giuro. Cioè, lo sto sognando. E niente, questo che vi volevo dire poi. Vabbè, adesso faccio la live con voi. Sì, pure l'ambulanza qui. Faccio la live con voi su TikTok, che mangiamo insieme, mi fate compagnia. E niente. Sempre qua ai fornelli, sto preparando il ciccio per domattina, perché domani è sabato, quindi ultimo allenamento della settimana, e quindi mi preparo sempre la colazione prima. Comunque, poi adesso mi vado a struccare, e sto crepando di caldo, poi mi metto qui accanto al fornello, proprio bravissima Camille. E niente, comunque vi volevo salutare. Perché siamo arrivati alla fine anche di questo video. Io spero che insomma questo video vi sia piaciuto un po' così. Alla fine non ho saputo ancora l'esito dell'esame, quindi vedremo. Secondo me domani mattina, anche se è sabato, però ci sa che potrebbero uscire. Però ha detto entro lunedì, non lo so, vedremo. Speriamo, io spero. Comunque nel frattempo oggi appunto ho iniziato a studiare per l'altro esame e poi devo ripassare anche per un altro. Ah, aiuto, che fatica la vita in sessione. Ma chissà che è in sessione, anzi fatemi sapere se siete in sessione anche voi nei commenti. E niente, la faccina per questo video, se siete arrivati fino alla fine, è la faccina dei libri, perché sì, ci sta. E poi comunque vi volevo dire che ho già testato la ciotolina che ho preso per fare l'impasto dei pancake. E l'ho già testata adesso e top. Sì, alla fine è una ciotolina, Camilla, cioè non è che devi testarla per dirlo. Però vabbè, niente, non è che vi volevo dire qualcosa. Comunque, a parte questo, lì c'ho le mie zucchette che mi guardano, domani finalmente aprirò una. Quindi poi vi aggiornerò anche su quello che me l'avete chiesto. E basta, adesso mi vado a struccare, che poi dopo faccio il prenanna, quindi rimanete connessi perché ovviamente ve lo farò vedere e top questo. Vita.